correre gli scanner, mi sono dimenticato dell'orario, scusatemi. Colpa di Francesco, colpa di Francesco, del caro Francesco, ho sbagliato giorno. Facciamo correre gli scanner, arrivo subito. Dai, che ci siamo. Perfetto, abbiamo fatto correre il disclaimer. Benissimo, lo tolgo via. Partiamo subito in pista. Scusatemi, mi sono sbagliato di giorno perché Francesco ieri mi ha detto dell'oro. Io l'oro l'avevo scritto per mercoledì, però ieri non l'abbiamo fatto e quindi avevo lasciato aperto la pagina dell'azienda e c'era scritto analisi oro, webinar, cioè mi prendo gli appunti e mi sono sbagliato, cioè mi sono proprio dimenticato che oggi è giovedì, insomma. Non vedo ancora questo, va bene, perfetto. Bene, 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 Barbara, io sto benissimo, io sto sempre bene, sto sempre bene. Per stare bene vi do un segreto. Sapete qual è il segreto per stare bene? Quando avete dei problemi, uguale quale problema sia, uguale poi problemi emotivi, amore, cose del genere, sono cose che sono soltanto, si giocano in testa. Praticamente bisogna staccare la testa sulle cose, ma le altre cose finanziarie, o che ne so, che si sta di malumore, tutto il resto. Immaginate quelli che sono senza tetto, che sono nei posti dove magari c'è la guerra, o che ne so io, nel deserto, non hanno da mangiare. Quindi basta pensare a chi sta peggio. Credimi che si sta veramente sempre bene. Allora, io vi faccio vedere anche l'operatività di oggi, di ieri. Qui vedete che c'è qualcosina ancora aperto, ma assolutamente. Mentre poi rispondo a tutti, mentre ti stai preoccupando, Giuseppe, beh, spero che ti stai preoccupando per me e non per il trading. Grazie che me l'ha ricordato sia te, Francesco, che me l'ha ricordato Sirio, per fortuna. Grazie, grazie che me lo ricordate. Qui vedete l'operatività, qui abbiamo l'euro-dollaro con due operazioni, questa è di ieri, questa è di oggi, però nel frattempo oggi avevo già fatto la sterlina-dollaro. Ok? Sterlina-dollaro ho fatto, grazie Giuseppe, che ti preoccupi anche per me. Allora, sterlina-dollaro l'avevo già fatto, ho messo il take profit, non l'avevo messo, avevo messo che arrivavo al pivot, infatti quando era arrivato qui io ho chiuso prima, ho chiuso al 1.3907, andiamo a vedere, 1.3905, addirittura ancora prima del pivot, proprio me ne sono proprio fregato che andavano per il pivot perché 847 euro non te li regala nessuno, giusto? Quindi adesso mi rimane ancora operatività un po' andata di qua di là, qui c'è l'euro-yen per esempio. Un'operazione fatta il giorno 2, giorno 2? Il giorno 2, c'è ancora una, no, sì, c'è ancora questa giorno 2, però ne ho chiusa ieri anche una di euro yen in positivo e quindi mi porto avanti piano piano per recuperare questa che è andata un po' lontanuccia, ok? Quindi mi recupero anche con l'euro dollaro qualcosina, la somma poi deve riassorbire per poi chiudere magari domani con 1.000 euro di perdita. Nel frattempo io ho un'operatività di questa settimana, così vedete che vi condivido veramente tutta l'operatività senza avere il problema di dover nascondere qualcosa, eh? Cioè, assolutamente a me non interessa, c'è sempre quel trader che va a vedere solo le operazioni andate bene, tanto qui si capisce che è un conto reale perché c'è stato anche un ritiro, okay? Un trasferimento, poi viene il ritiro da un altro conto. Quindi alla fine la performance di questa settimana si porta a 200 e 2333, ancora non è tantissimo per questa settimana, ma magari si capovolge la situazione e ritorno anche sui 4-5 mila euro, che è più o meno il livello standard di questo conticino. Poi c'è l'altro conto che è la stessa situazione, però vedete nei guadagni di oggi, per esempio, questo qui ha guadagnato oggi, questo ha guadagnato oggi. 840 più 402 sono i due conti che ho fatto vedere all'inizio. Ok, quindi ritorniamo anche questa alla stessa operatività. Lo mettiamo qui, torniamo qui, vediamo che l'euro-dollaro sta cercando di salire. Quindi andiamo a notare, a cercare, diciamo, la possibilità di andare a rompere e se non ce la fa, il test del pivot. Quindi questo è il mio target. Però se non mi piace tanto,
comincio anche a chiudermi le operazioni, ma le riapro. Lasciamole un attimino correre e vediamo cosa succede. Lo sposto di qua, così ce l'abbiamo. Allora, fino al pivot. Sì, cerco il pivot, però sto anche attento di capire praticamente questa cosa qui. Qui è partito un ciclo 1. Quindi se adesso incomincio a vedere che il ciclo U2 o il ciclo 3 incominciano a perdere forza, è chiaro che mi chiudo prima del pivot, quindi gestisco l'operatività anche guardando i cicli. Quindi ciclo 1 chiuso qui, quindi siamo già nel ciclo 2. Allora, torniamo però a quello che stavamo detto ieri, perché ieri io continuo a dire di cercare di comprare l'euro dollaro. Io avevo dato dei livelli di target, spero per te, Francesco, che ti ho pensato, quando mi hai scritto ieri poi. Io non ho ancora chiuso, tengo ancora un po', spero comunque che poi alla fine avrai tirato il freno, avrai chiuso, cioè non è che ti sei fermato qui perché volevi cercare di arrivare a questo, adesso non mi ricordo se volevi arrivare a questo pivot, però quando, allora hai fatto benissimo, però quando vedi una cosa del genere, ti torna giù, ti torna al pivot, non cercare ancora, cioè insomma questa cosa era imprevedibile, una discesa così repentina era imprevedibile. Ce l'ha fatta questa, io poi ho fatto altri long, uno o due long li ho fatti ancora, ma chiudevo subito perché non mi immaginavo questa discesa, a dire la verità, non me la immaginavo così repentina, ma l'ha fatta, adesso è inutile che stiamo lì a guardare, no? Ha fatto questa discesa, va bene. Adesso dove siamo? Ciclo 1, ciclo 2 o continuazione della distribuzione? A questo punto vedete che la distribuzione non era finita qui, questo qui non è ancora ciclo 1. Questa, a questo punto è talmente tutto sfasato che il bello o il brutto dei cicli è che dobbiamo comunque ritornare sempre nei nostri passi, cercare il meglio, quindi cercare sempre la possibilità di dire dove siamo. Allora, questa la sistemiamo qui. Ha funzionato, guarda, ha funzionato anche questo, ha funzionato per esempio, oppure ha funzionato. Quindi aiutatevi con questi strumenti semplici, perché alla fine no, non è che sia chissà cosa. Stamattina. Avevo già avuto difficoltà a leggere anche tu stamattina, Sirio, ma io non ho ancora letto perché ho fatto solo sterlina dollaro, poi ieri c'è stato il record giornaliero di attivare robot mio, senza contare gli altri gestori. Io ho attivato 21 conti ieri. Ieri mattina ero cotto poi nel pomeriggio, perché 21 conti è un po'. Poi non sono tutti quanti i conti che partono standard, magari anche il secondo conto, il terzo conto. Quindi andare a differenziare, cercare le coppie di qua di là, insomma, ogni cliente ha la sua esigenza, no? Come poi del resto, come oggi, aprendo la parentesi con te, Gianni, hai visto che mi sono messo, perché ieri non ce la facevo più, ero cotto, anche perché poi nel pomeriggio, nell'alta volatilità, è difficile andare a visualizzare ogni singolo conto, devo aspettare, ogni click ci vuole un po' di tempo, non perché il server non ce la fa, è proprio perché questo dannato MetaTrader, quando sono tanti MetaTrader di un broker, purtroppo se i broker sono diversi, sono più veloci, ma avendo tanti conti di errante ero un po' limitato. Ma stamattina avevo un watch list, dopo due o tre cose che ho fatto, ti ho fatto l'analisi completa, come il dottore praticamente, mi sono lasciato il tempo e ti ho fatto tutto. Quindi questo è il mio modus operandum, no? Quindi spero che sia anche da un punto di vista apprezzato quando vi dico, guarda, oggi non ce la faccio, ma me lo scrivo per domani. No, non mi chiamare dottore. Beh, è così perché quando vai dal dottore, normalmente il dottore si dovrebbe prendere il tempo di farti la visita completa. Oggigiorno i dottori vai, ti scrivono la ricetta e ciao ciao. Quindi apprezzo sempre quando io vado da un dottore, la mia dottoressa, per esempio, che si prende proprio il tempo che ci vuole. Non è più, sono diventati poi tutte fabbrichette questi dottori, no? Purtroppo. Allora, togliamo un po' di roba e via. Quindi questa cosa qui. Quindi sì, record mio giornaliero di attivazioni, adesso non so gli altri, ma 21 conti sono tanti. Parliamo sulla soglia dei 1200 conti, 1200 conti operativi, sono tanti ragazzi, sono veramente tanti conti. C'è un motivo perché da novembre fino adesso chi lo sta usando il robot, mi potete anche dire. Anche tu, Sirio, hai visto come funziona tutti, anche tu, Giuseppe, che mi hai ringraziato l'altro giorno che ti ho spinto a farlo. Per carità, non ti ho spinto a farlo, però ti ho detto vai tranquillo stavolta perché ci siamo. Il robot sta funzionando bene, ragazzi. Abbiamo il vento a favore, e tutto il resto, però
Occhio aperto anche che prima o poi arriverà la botta di un'espansione anomala e siamo pronti anche a mantenerla, però sta viaggiando bene, quindi i guadagni ci sono, stiamo veramente, è un prodotto che è ineguagliabile, io non voglio pubblicizzare, ma io stesso, senza fare neanche trading discrezionale, potrei vivere solo dei robot. Perché immaginate quello che spara su un conto da 1000 euro, immaginateci i conti da 30-40 mila, cosa spara un robot, no? Insomma, va bene? Ok, quindi questo è anche, se me lo chiedevate 10 anni fa del trading automatico, 9 anni fa o 10 anni fa, no, io se volessi stare non è per me, perché non ne capivo niente, non ero, poi ho cominciato a personalizzare le mie strategie, ho capito che c'era la possibilità di rendere anche qualcosa dal trading automatico, ma arrivare a questo punto quasi 10 anni fa, arrivare dopo 10 anni a questo punto, veramente sono un'evoluzione incredibile. Bene, torniamo a noi. Allora, a questo punto noi sappiamo soltanto che questo è il max chaos, questo è il minimo, questo è il max chaos, questo è il minimo di caos e stiamo cercando il max chaos, il minimo di caos nuovo. Quindi che all'interno di qua ci siano 4 cicli, 4, già sono oltre, quindi già siamo oltre al livello standard di ripartenza. Quindi io in ogni caso, senza andarli adesso a fare le analisi, questo ve lo consiglio, quando non sappiamo dove cosa fare, vi consiglio di lasciare le analisi così, perché a un certo punto incominci anche a dar di matto, a cercare cosa è successo, ma alla fine non te ne deve fregare cosa è successo. Perché l'analisi giusta sarebbe questa poi alla fine. Immaginate che questa qui, a cospetto di tutto, essendo un ciclo o essendo un movimento a semicerchio o che ne so io, chiamatelo come volete, questa cosa qui, oltre ad essere un ciclo, è anche una distribuzione. Ok? Quindi questa cosa qui, questo è un Y e questo è un ciclo. Bene, siccome siamo all'interno della distribuzione e per fatalità di rendere il metodo fluido e senza avere, ma qui ti sei inventato questo, hai inventato questo, questo non è una Y, ma è un pezzo in più. Ok, ne abbiamo già parlato questo qui. Col senno di poi me lo posso fare, posso anche lasciarlo così, perché questo è un ciclo che viene troppo lungo. Ok. Poi, quando avrò tempo nei webinar serali, vi spiegherò perché se i cicli sono troppo lunghi, dobbiamo ricontarli così. Ok? Questo è a posto. Va bene anche lasciarlo che sia solo il ciclo 4, quindi posso anche cancellarlo, però lo lascio così. Vediamo se qualcuno mi dice il perché lo devo lasciare o cambiare. Anche tu l'hai letto così. Allora, c'è un motivo perché io leggo le cose. No, non è la fatalità, ma se tu vai a vedere questo pezzettino qui, è un movimento così, quindi è un segnale. Questo è 1, 2, 3, 4. La fine del ciclo sarebbe praticamente questa o questa. Quindi questo all'interno di qua hai, o qui, scusate, è il pattern 4S. Quindi hai il 4S all'interno di questo. Quindi questo è un segnale in più. Questo è il 4S. Che poi ti faccia una cosa del genere e continua a scendere. Questa qui è la X. E qui quindi siamo di nuovo in partenza del ciclo 1. Quindi ragazzi, quando io parlo di ripartenze cicliche o di ripartenze di distribuzione e dico io preferisco non andare più short, infatti avete visto che anche questa settimana, anche se è difficile, se la salita è ripida ed è difficile, perché viene abbattuto come ieri il grafico, lo stesso io non ho fatto nessuna operatività short, ne manco proprio neanche uno. Dico io, domani vedi la... Ah, la botta long che da te lo dico io. Ah, la botta long domani ci sono i non farm payroll. Domani invece potresti anche avere la situazione ribassista e poi il lunedì ripartire. Quindi non andiamo a speculare su queste cose qui. Pensiamo che magari, forse. Guardiamo il grafico. Te lo dico veramente come di cuore, Francesco. Quando anche ieri ti ho detto. Non prendere tutta la lettera quello che dico, però cerca un attimino di sbilanciarti su una direzionalità e cercare il tuo modus operandum, deve essere veramente non uguale al mio. Però quando c'è un motivo, per esempio se ti beccavi ieri lo short qui, ok? Perché magari vuoi entrare short, ti faceva questa salita e non scendeva, ma continuava a salire, come vai a recuperare questo short?
e 6 in una partita a distribuzione. Quindi normalmente ieri non doveva scendere di nuovo fino a qui. L'ha fatto per qualsiasi motivo, non lo sappiamo. Chi ci interessa? Da qui oggi si riparte. Quindi anche oggi operatività per me strettamente solo long. Okay? Cerco di togliere disincagliare la situazione con altri long proprio perché cerco di operare solo long. A questo punto, una cosa che forse l'ho già detta, ma non spesso. Quando ci si blocca e non si sa cosa fare, ragazzi, entrate lo stesso a mercato per recuperare, non sbilanciate, non bilanciate long short, sbilanciatevi nella direzione in cui avete le operazioni, però se non vi piacciono, premunite le operazioni di uno stop loss. Quindi, onde evitare di rimanere con ulteriori operazioni che pesano sul margine del conto, queste due operazioni qui magari le dovete prevedere con uno stop loss. Ok? Ha preso il buy limit ed è sceso. No, perché se ha preso il buy limit non scendeva. Okay? I buy limit sono delle operazioni long, quindi avrebbe se ha preso dei sell limit alla fine, ok? O dei sell stop, se non mi ricordo come si chiama, uguale. Quindi lì ha accumulato operazioni short ed è sceso. Se accumulava operazioni long scendeva un po', ma poi ripartiva. Qui c'è stato un accumulo di operatività short. Ok? Il motivo poteva essere anche questo: se io vado a prendermi questo canale qui, lo metto qui, ok, lo aggiungo fino a qui dove ancora non abbiamo il mercato, guarda che la precisione di questo canale ha portato che il prezzo da questo minimo qui dove era arrivato, adesso si è spostato un po', da questo minimo qui dove io avevo segnato da questo punto a questo punto, il prezzo è salito fino a qui, è tornato dentro nel canale, trend line del canale, da qui è partito a ribasso. Quindi anche qui, come ieri, mi hai scritto, caro Fra, mi hai scritto, le notizie sono tutte positive. Adesso mi ricordo qual era il discorso. Non ti fai influenzare da questo. Io non mi faccio influenzare dalle notizie da 3 anni, proprio il calendario lo accendo solo per sapere se ci sono e a che orario ci sono, che sono sempre gli orari standard. Ma a volte me lo dimentico pure e non mi interessa proprio. Farsi influenzare da un altro trader, da un'analisi, da quello che si legge, dai dati macroeconomici, porta o comporta il distacco dalla propria visione. Ci devi credere, perché se non credi nella tua analisi, in cosa devi credere? Questo è. Questo canale qui, poi lo allunghi fino a questa zona qui, ti riporti sopra la media 12 periodi, quindi comunque partiva qui un ciclo. Questo è long fino al pivot minimo minimo, c'è anche il 38,2. Dovrebbe essere una zona buona. Se dal 38,2 non lo vendono, allora può essere la giornata che ritorna anche sul 50%. E se non lo vendono, allora se ritorna al canale, bisogna stare attenti perché qui c'è il pattern della Bradford, si chiama così, che abbiamo il pattern dei tre piccoli indiani. Quindi se arriva qui, magari viene venduto. Questo è tutto da rivalutare, ok? Quindi io cerco di accumulare guadagni per un eventuale stop. Se io adesso mi dovessi stoppare la giornata oggi chiudendo, perdo questa settimana 3.300 euro sul conto da 10K. Ma ragazzi, non è quello il problema. Poi torniamo a noi. Se noi andiamo a vedere anche un po' la sterlina dollaro, perché la sterlina dollaro io la volevo ricomprare, infatti siamo ancora long, siamo tornati sul pivot. Allora, uno, vedi, long, io stamattina i long che mi sono fatto hanno pagato, adesso voglio stare un attimino a capire se ho la possibilità di ricomprarla. Siamo sul pivot. Anche qui è la stessa cosa dell'euro dollaro, ma è partito qualcosa. Siamo sul pivot, siamo sopra il pivot. $9,48, no, stiamo fermi, dai, stiamo fermi, lasciamola stare la sterlina dollaro per il momento, però avete notato che comunque dall'euro dollaro l'ho lasciato stare, oggi mi sono beccato i miei 800 e qualcosa euro sulla sterlina dollaro. A fine settimana, quando si tirano le somme, non è male quello che stiamo facendo. Mi sono sbagliato, non ho chiuso l'euro yen, maledizione. Maledizione. Però lo lascio ancora, dai, l'euro yen lo lascio ancora e magari riesco a chiudere. Okay, tanto l'euro dollaro sta salendo, l'euro yen scende per via è la somma totale che fa,
È la somma che fa il totale, certo. I morti si contano alla fine, no? Chi è che me lo diceva così? I morti si contano, me non ricordo più chi era. Simpaticissimo, i morti si contano alla fine. Vedi l'euro yen, io sono ancora long, però attenzione ai long dell'euro yen, perché certo c'è la forza dell'euro, c'è il minimo di Gauss che lo possiamo spostare qui, ok? Questo Fibonacci qui lo spostiamo, lo togliamo proprio per il momento. Questo è il minimo di Gauss, è ripartito qui ieri, zona di pullback, io non l'ho chiusa. Però attenzione all'euro yen, perché probabilmente la debolezza del dollaro, vedete che doveva arrivare qui, quindi cercare di chiudere anche l'euro yen nei miglior casi possibili e poi magari ci si ripensa, cioè svuotare il conto, aumentare il margine e tenerlo sotto controllo. Okay? Qui vediamo praticamente che l'operatività è buona. Siamo almeno al 2004, ieri avevo visto in 1500 durante l'operatività. Certo che se mi chiudo le operazioni poi aumenta un po', la lascio correre, ok? Quindi lasciamolo stare ancora e va bene così, insomma, no? Ok? Torniamo all'euro-dollaro, sta facendo il suo segnale, e qui però starei attento perché non sappiamo veramente se un segnale short di ieri da questa zona qui. Questa è la regola del metodo FAS. Se abbiamo un segnale su una candela lunga così, questo è il motivo perché da questa zona qui non ha pagato. Sei cocciuto, Francesco, sei cocciuto e batterai la testa ancora un paio di volte. Perché l'oro mi ritengo un po' responsabile delle azioni che fate, anche se non dovrei esserlo, e mi ritengo anche un po'. E se posso permettermi, visto che dico che non sono un insegnante, un po' il papà, diciamo, forse anche per l'età, anche se sono un giovanotto, un po' il papà, diciamo, perché qual è il motivo perché io non trado l'oro e sono un trader da 19 anni, 20 anni ormai? Qual è il motivo? Se fosse una caratteristica. Non è la manipolazione e la volatilità, anzi, se c'è la manipolazione e la volatilità, ancora meglio. Se lo strumento gold è uno strumento che mi rapporta guadagni eccessivi e riesco a tradare bene, allora sono il primo a metterci le mani, giusto? Perché sono una volpe, sono un furbastro. Ma se io ho abbandonato il gold anni fa, 2 anni fa, lo trado veramente ogni tanto, ma non solo, lo trado veramente diversamente dal trading che faccio. Non lo faccio intraday, perché ti mangia il margine. L'operatività del gold la possiamo anche andare a vedere, perché così ti rendi anche conto, forse troviamo. Poi lo guardiamo lo stesso, perché lo guardiamo perché voglio assecondare la tua voglia di tradare l'oro. Cosa vai? Oro contro il dollaro? Oppure dollaro-euro? Dollaro-oro, va bene, vediamo questo, no? Ok? Qui puoi vedere che già è diverso. Percentuale del margine, 1%, giusto? Vedi questo? Adesso spero che nella scheda di rapporto di una specifica del contratto si è rapportato giusto, perché non tutti i broker lo fanno, ma perché poi viene rapportato diversamente nel settaggi dell'impostazione dell'operatività. Qui abbiamo l'1.0, giusto? Andiamo a prendere una coppia di valute a caso. Ok? Non perché io sono il papà di tutti, chiamatemi papà Paolo, lo zio Paolo. Capite perché c'è un motivo? Vuoi tradare l'oro? Devi avere 100.000 euro sul conto perché non hai la leva 100%, ok? Ti mangiano il margine, ma non perché il broker è cattivo e non ti vuole far tradare l'oro, perché il provider di liquidità ti limita a questo. È un mercato troppo volatile e anche loro si tutelano in questo. Io uso un provider di liquidità dove trado l'oro, ma lì parliamo di conti che superano i 200.000. Non puoi fare un conto da 2.000 euro, non te lo fanno neanche aprire. Ma lì non hai leve finanziarie e vai direttamente. Però capisci che c'è un motivo perché io ti consiglio o non ti consiglio? Certo, lo puoi fare, ma
comporta, è meglio aprire un mezzo lotto sull'euro-dollaro che aprire un 0,010, un 0,01, un 0,10 sull'euro, sul gold, capito? Non ti voglio remare contro, te lo faccio adesso, andiamo a vederlo, poi mi istighi a tradare anch'io nell'intraday, magari troviamo un'efficienza o un'inefficienza dove possiamo tradare anche bene anche l'oro, per carità, ma tradarlo controcorrente, va bene? Va bene questa? Chi è che ve le spiega queste cose? Non lo trovi, non lo trovi, non trovi un broker giusto. Se vuoi un conto per il DAX, lo chiedi a Micaela, ti fa il conto per il DAX. DAX e indici. Mi pare, posso andare a vedere, se mi sposto. Mi sposto e ti dico cosa c'è, cosa ho dall'altra parte. Sempre errante, ti voglio vedere la specificazione. No, anche lì il margine, allora, lì la specificazione rimane uguale, però una leva 1,200, ok? Una leva sull'indice 1,200 non te la dà nessuno, ok? Non esiste. State attenti a usare questi broker che ti danno l'oro, come così. Attenzione, sono il primo che vi aiuta in queste cose, però nessun relatore vi avrebbe fatto vedere la specifica di queste cose, perché non ne capiscono una mazza, ok? Diciamoci la verità, non ne capisco, non sono preparati al punto di specificare una cosa che non la sanno. Ok? Io con gli anni, magari se mi chiedevi 15 anni fa, ti dicevo, leva finanziaria, non so che cos'è. Ma leva finanziaria so che cos'è, ma so anche perché come lavorano tutti gli altri. Cioè, ho smontato e rimontato diversi broker e anche tante altre piattaforme. La MetaTrader 4 è una piattaforma carina, non è la migliore, però è la più efficace per fare le analisi, cioè, gira rigira è quella, insomma. La MetaTrader 5 pure, però non abbiamo gli indicatori. Però se mi vai a prendere un'altra piattaforma, un altro tipo, tutto il resto, sicuramente sì, ma non abbiamo gli indicatori. Io cerco sempre di venirvi incontro e aiutarvi anche in queste cose, però l'oro lo andiamo a vedere. Un tempo fa lo facevamo l'oro con il metodo FAS. Allora, torniamo un attimino qui perché voglio vedere la diastellina, non l'ho comprata, adesso mi è partita rialzo. Siamo vicini ai massimi. Sì, è tutto rialzista qua alla fine, però la diastellina non si può più fare perché notate, quando io mi fermo da un'operatività è questa. Poi me lo tolgo questo dente, anzi, tolgo a te il dente e andiamo a vedere sto oro maledetto, ok? Qui abbiamo 61,8. Entrare adesso assolutamamente non serve, non ha bisogno. Però sull'euro-dollaro andiamo a vedere dove siamo. L'espansione, prendo anche solo questa, prendila anche tutta, uguale, guarda. Prendi tutta l'espansione. Abbiamo il 61,8 sul pivot. Quindi qui è la differenza di tradare la sterlina dollaro, che ormai siamo arrivati a un livello dove tutti lo vedono. E qui siamo arrivati a un livello dove tutti ancora lo vedono, ma ancora non è stato toccato. E abbiamo ancora il pivot. Mentre la sterlina, il pivot l'ha già mangiato. Che poi adesso continui la salita, non mi interessa, cioè questa è la differenza di tradare una coppia o l'altra. Quando non serve, non la devi tradare. Poi se ti rompi le scatole, chiudi quello che devi chiudere. Va bene? E anche chiudendo questo, raggiungo i miei 1000 target di giorno. Ok. Però da FAS H1 e long. Allora, da H1 e long su euro dollaro 10 o su sterlina dollaro? Giuseppe, sì, va bene, è long, però tu arrivi da una pin bar così rialzista che è quella che ho fatto prima, io sono entrato long su queste zone qui, ok? Infatti long che ho fatto di sterlina dollaro, ve li posso anche rapportare, sposto qui, rapportare qui, senso, non, io cerco di spiegarvi tutto come io la vedo, poi se io la vedo bene, non lo so. Un long l'ho fatto, cioè il long l'ho fatto uno qui, e uno qui. Vedete che poi la MetaTrader vi riporta la linea rossa, vi chiude auto trade, proprio trade manuale questo è. Quando vi fa la freccia blu che è il long, io ho chiuso qui, automaticamente mi mette una freccia rossa che sarebbe uno short, ma lo short non l'ho fatto, è soltanto che cambia la direzione del trade. Chiudendo un'operatività long, automaticamente entrerei short, quello che io non faccio perché sposto i soldi sulla chiusura. Però nel mercato vanno a finire come se fossero entrate short le mie chiusure, giusto? Va bene, però io sono entrato su questa gamba che saliva lunga e questo era il breakout e la salita. Questo era il pivot, l'ho chiusa. Che adesso ti faccia un long su questa candela lunga qui,
Già lo dice la parola, candela lunga. Tu hai fatto il corso, sai il perché. Quindi questa candela lunga qui, 3 volte il corpo delle candele precedenti, usa questa spy, fai come vuoi. Sono comunque candele troppo lunghe. Quindi entrare qui dove vuoi andare. Sei già troppo, sei in ritardo. Va bene? Fatto l'autore alle 9:20 stamattina, sono positivo, ho messo il take profit a 3 pips dal pivot a... Vabbè, va bene, mettere il take profit l'hai messo qui. Stai arrivando in una zona del 61,8, caro Peppe. Col senno di poi, puoi arrivare anche qui, puoi andare anche qui. Io sono quello che ho, dimostro che le mie chiusure, come quella dell'euro-dollaro, andiamo a vedere dove siamo perché sta cambiando la candela, sta... Chiudo l'euro-dollaro, poi ci ripenso. Ok? Allora, ci ripenso dopo perché si è portato in avanti. Rimaniamo qui, poi vi faccio vedere il perché. Anche se magari ho chiuso male, ma chi se ne frega? Io ho fatto vedere che ho chiuso le operazioni dell'euro-dollaro stamattina, della sterlina dollaro, scusate, le ho chiuse a 0,5, quindi prima del pivot. Ma perché le ho chiuse prima del pivot? Paolo, le tenevi, guarda quanto guadagnavi in più, avevi fatto la giornata oggi. Ragazzi, sapete quante volte io non ho chiuso e sono rimasto con la candela in mano o con il cerino in mano, come ho scritto ieri a Francesco? Rimanere così ti rimane la mano in bocca. Però io quando chiudo e mi sto godendo la moto nuova, sempre di più mi piace, anche se non è un motore grande, ma chissà perché mi piace questa moto. Spero che oggi tenga il tempo. E quindi cosa succede? Ma ti godi con la 1.000 euro in tasca, piuttosto di averne guadagnati 500 e rimanere a mercato che ti devi guardare sul telefono le operazioni. Questo è ti appaga come trader. E io cerco di trasmettere queste cose qua, non cerco di trasmettervi il trade più sforzato, l'ho beccato al punto giusto. Può succedere, ve l'ho fatto vedere tante volte che ho chiuso anche nel punto preciso. Un long, uno short che avevamo la settimana scorsa, precisissimi con i take profit, pare era pure sterlina dollaro che ho guadagnato tantissimo. Però non è questo, non è il trading questo. Quindi anche Francesco ha detto ieri una cosa bella: da te ho imparato a chiudere bene. E questa cosa è anche te, Giuseppe. Voglio che tu mi scriva: ho imparato a chiudere, perché imparare a chiudere è la cosa più importante. Vedi, è importantissimo chiudere. Prima mi prendevo sempre i break, stop loss o break even, ora chiudo in positivo, chiudo in negativo, o chiudevi addirittura chiudevi in negativo, Francesco. Terribile, terribile. Ti sei visto i 2, 3, 400 euro, poi alla fine hai chiuso meno 50, meno 100. Ma quanto è che ti ha buttato giù emotivamente queste chiusure? Quanto ti sei sentito veramente un cretino, uno stupidino, quante offese ti sarai dato, ti sarai guardato allo specchio e dici, ma perché? No, però quando hai chiuso i tuoi 100 euro dici, cavolo, ho chiuso, ho guadagnato. Ok? Bravo, bravo Giuseppe, devi imparare a chiudere. Ieri hai chiuso meglio, vedi, ieri per esempio, di lezione l'euro-dollaro, questa è la lezione dell'euro-dollaro. Quando hai chiuso qui, che è chiuso qui guadagnando, ti tenevi questo sperando che poi tornava su, magari addirittura mentre scendeva, oltre ad andare in perdita con le tue operazioni long, incominciavi a accumulare ancora, intanto adesso risale, tanto risale. Avresti avuto delle operazioni che erano in positivo, sono andate in negativo e avevi accumulato ancora negativo. Se avevi chiuso qui, basta, te ne vai fuori, tu hai il mare davanti alla porta, vattene al mare, insomma, no? Ok? Quindi adesso guardiamo un attimino l'euro-dollaro se ci fa fare un'altra entrata e poi ce ne andiamo al mare con Giuseppe. No, poi guardiamo l'oro perché così ti assecondo nella tua... Allora, facciamo una cosa che non faccio mai. Abbiamo, no, siamo troppo lontani, però un attimino, uno, due, no, sta chiudendo il ciclo 2, quindi io direi di fare l'operatività comunque long, anche se avevo l'intenzione di farvi vedere uno short con lo stop loss, però avrei fatto un long con lo stop loss. Allora, qui abbiamo questa cosa qui. Allora, stiamo comprando sui massimi dell'euro-dollaro, candela H1 sul livello buono, livello standard, siamo sui short, non ho toccato il pivot. Facciamo un po' l'idea di come entrare. Ok, allora per me euro-dollaro long. Aspetta che non sbaglio la coppia.
me è euro dollaro long adesso, ok? Partenza ciclo 3, pattern 4S, anche se sul minuto non è quello che mi aspetto, però il trend è rialzista, giusto? Siccome entro long non metto lo stop, se entravo short per rottura della media 48 e chiusura della distribuzione, sarei entrato più volentieri short con uno stop loss sui massimi, onde evitare di rimanere bloccato, perché se mi parte, mi parte. E adesso che sono entrato long con un'operazione dopo averne chiuse due, quindi comunque sono più leggero, sono contento. Questo è il mio long di adesso. Okay? Questo era quello da 150 che è andato in perdita dell'euro yen. Lasciamo correre un attimino. Vediamo cosa succede. Quindi long per me sui massimi dell'euro dollaro di oggi, dopo che ho chiuso su una candela H1, aspettando l'effetto palloncino. Quindi non è che abbia inventato il trading, eh? Quindi ho fatto questo motivo qui, sono sceso, adesso se mi ritorna qui in alto ho comunque il target e il pivot, andiamo bene. Bene, adesso per mettere in pace gli animi, gli spiriti di Francesco con sto cavolo di oro, dov'è che l'ho messo? Commodities, doveva essere qui dentro. Cioè, sicuramente non ho messo qui. Facciamo così che stiamo prima. Poi, ti ripeto, mi istiga a tradarlo perché poi io lo so che ci trovo sempre qualcosa di buono nelle cose, però. Dopo mi dice come recuperare l'euro yen. Recuperare l'euro yen, io già ieri ho fatto 300-400 euro con l'euro yen. Oggi quella è andata in perdita, mi è sfuggita, ma se mi ritorna sui 100 la chiudo perché elimino sempre. O lo lasci correre che non ti dà fastidio e continui a fare piccoli accumuli di guadagno e poi decidi di chiudertela magari di venerdì con una perdita che comunque è il guadagno già generato, oppure tieni un po' i denti stretti, ok? L'euro yen mi è sfuggita. Ok, oro, formato, fascia, usiamo il fascia, ok? Mettiamolo tutto quello che c'è sul gold, tutto quello che c'è sull'euro, ok? Da dove lo devo prendere, ragazzi? Vedete che quello è quello nel punto. Non lo so Giuseppe, non so le condizioni del tuo conto, non lo so, se devi chiudere a 100 per la perdita di 700, non ho capito, comunque non so, gestire la mia operatività è già difficile, devo guardare la tua, non lo faccio, okay. Però è difficile, l'euro yen è partito a ribasso perché il dollaro yen magari sta avendo un momento di difficoltà, quindi scende il dollaro yen, scende anche l'euro yen. Guarda, io ce l'ho questa e questa, quindi non so se sono messo nella tua stessa condizione, però io ho questa operatività qui. Però ieri, oggi no, però ieri, non mi ricordo se l'ho fatto in questo conto, poi questa settimana. Euro yen, sì, eccola qui. Questa qui è l'euro yen di ieri, quindi vedi che qualcosina l'ho già recuperato. Se oggi ne faccio altri 300-400 euro, già 500 euro di guadagno dell'euro yen. Ricordateli, metteli, scriviteli in un fogliettino, se non te li ricordi, te li tieni a mente e quando raccimoli 400-500-600 euro e dai 800 euro di perdita, dici ok, hai perso 300 euro, te la chiudi, ti togli il dente. Ok? Cioè io faccio questo ragionamento qui a volte. Guarda, io le faccio da due lotti dopo 20 anni di esperienza, tu le fai da un lotto su un conto non so di quanto capitale hai, è un po' sbagliato perché l'euro yen ha un piperaggio più alto dell'euro dollaro, un po' inferiore alla sterlina dollaro, ma è un piperaggio abbastanza alto. Ok? Bene, cosa puoi vedere qui sul dollaro, sul gold, caro Francesco? Vedi che le campane gaussiane sono già tutte quante sfasate. Già hai il motivo per fare trading che non è un motivo per fare trading. Campana gaussiana, questa qui parte qui, il max gauss di questa campana gaussiana è questo, e già hai un motivo che ti porta a pensare che questo è il minimo di gauss, questo è un altro minimo di gauss, quindi due minimi di gauss, vedi?
Questo è un'inefficienza di trading, per esempio, perché questo minimo di Gauss vuoi comprare, scende di nuovo e riparte. Ma poi è tutto quanto non è consono, è salito prima, qui è salito. Sì, ma qui è salito prima, ma poi è sceso. Col senno di poi puoi dirmi tutto che vuoi, ma io non ho una campana gaussiana lineare che mi faccia così. Ho una campana gaussiana che mi ha fatto così. E quindi ho questo movimento qui. Questa salita, questa discesa, come la vuoi tradare? I cicli non ci sono, in questo caso ci sono sicuramente, ma non ci sono visibili, non è lineare. Possiamo sicuramente andare a vedere qualcos'altro. Allora, facciamo così, la mettiamo 5 minuti. E mettiamo il fascia 5 minuti, poi magari col fascia non possiamo neanche tradarlo, però io non ho capito questa cosa di voler assolutamente tradare uno strumento che comunque già ti rema contro per la caratteristica del margine e tutto il resto. Poi tradare una cosa che non ha un movimento lì, guarda, tutta questa 5 minuti, tutta questa lateralità, come la vuoi tradare? Adesso è partito qui, ore 9, è partito a rialzo qui. Bene, allora ti puoi inventare le cose alla fine, te le puoi anche inventare perché il bello, io sono una persona che se non sa fare una cosa se la inventa. Ok? Nel trading mi è servito tanto questa cosa, però tante volte quando ti inventi una cosa non è che funzioni. Ok? Io magari mi posso inventare una pietanza, una ricetta, mi viene bene, è buona. Ok? Però questa cosa qui la mangio io, è buona, la faccio assaggiare a qualcun altro, ma che schifezza è questa? E l'invenzione ha questo attributo, che tu ti inventi una cosa sul trading, ma ti può andare anche contro. Quindi non avrei veramente l'idea di come prenderlo questo oro. Io l'ho lasciato di parte proprio per questo motivo, però non vogliamo ancora abbandonare l'idea del gol, tanto vogliamo questo. Non l'abbandoniamo ancora, andiamo un attimino a inserire uno strumento di frattalità e di statistica. Allora, c'ho anche l'autociclo open che 5-6 mesi, quant'è Sirio che ce l'ho, non l'ho ancora finito, perché non ho tempo di farlo. Allora, partiamo da qui. Ok, vediamo, forse mi parte anche senza passo. Sì, mi parte anche senza passo. Perfetto, allora indicatore. Quindi andiamo a fare. Quanto tempo abbiamo? Ancora un po' di tempo ce l'abbiamo. Allora, daily, allora, l'operatività sul minimo daily o i livelli di pivot. Allora, tanto questo non mi interessa, sono stare su level. So, allora, questo qui che mi fa vedere il minimo e il massimo del giorno prima. Ok? Cerchiamo di costruire qualcosa. Costruiamo qualcosina, vediamo cosa succede. Poi, i livelli, intanto li lasciamo così. Sono diversi, l'oro non lo so, adesso guardiamo. Usa il pop alert, va bene. Settaggi sono standard, ho usato il 14 perché è il settaggio standard della MetaTrader. Usiamo la direzionalità. La direzionalità, se usiamo un time frame a 5 minuti, allora il time frame poi lo mettiamo H1. Quindi io direi un H1, tanto mettiamo una direzionalità di un periodo di 24. Ok? 24 ore se usiamo l'H1. Va bene? Benissimo. Poi abbiamo la forza. La forza la riduco a 6, voglio un po' più forte per vedere lo sprint e l'accelerazione. L'accelerazione mi metto a metterla a 12. Proviamo questi livelli qui, ok? Poi faccio vedere i livelli massimo, minimo e open, true, ok? Faccio vedere anche i pivot, così ce li abbiamo, ok? Il calcolo me lo faccio fare dal pivot o dall'operatività daily. Siccome il pivot non so se mi funziona bene sul gold, il calcolo sul daily. Quindi mi fa un calcolo dall'apertura dell'open price mettendomi i tre livelli sul level 2. Ok, vediamo se me li fa vedere perché 200 non so se vanno bene, mi sa che devo metterlo di più alto. Andiamo a dare l'ok.
Allora, non si chiude. Un attimo che si è bloccato. Okay. Boh. Benissimo, intanto l'operatività dell'aerodollaro sta andando male. Vedi? Bene, abbiamo una segnalità, un segnale tutto short. Lo sprint è basso ed è short. La direzione è short. La forza ribassista è tanta perché c'è questa cosa qui. Per entrare con questo indicatore, prima cosa che devo fare, un aggiornamento di questo, devo capire che abbiamo, perché non ti aggiorni? No, si è aggiornato. H1, perché volevamo l'H1. Allora, perfetto. Così, me ne ero dimenticato di te. Allora, intanto togliamo i Fibonacci. No, scusatemi. Attenzione che dobbiamo andare a vedere un attimino l'oro, il gold, il daily, l'euro-dollaro. Vedi, lo short che volevo fare avrebbe pagato di più. Adesso siamo in una distribuzione in chiusura, quindi sta chiudendo qualcosa, non si fa più long. Aspettiamo di capire come si comporta la ripartenza, ok? Quindi non si vede, sono entrato sbagliato perché dovevo entrare short. Vabbè, però entrando long ho evitato di inserire lo stop loss. Però se entravo qui con lo stop loss al massimo era una operatività vincente. Però voglio capire che dopo una salita del genere ti fai questa discesa. Lo dobbiamo prendere long perché ancora il pivot non l'abbiamo preso. Quindi abbiamo comunque una direzionalità, si sta avvicinando al minimo. Sull'H4 che non l'abbiamo ancora visto, siamo andati sotto la 48, la campana gaussiana però H16 deve ancora ripartire. Lasciamolo stare. Torniamo sul gold, poi lo guardiamo tra un pochettino. Allora, il gold H1, direzione, la direzionalità è data a verde ed è questa, da queste candele qui, giusto? Bene. La direzionalità abbiamo detto l'abbiamo messa a 24 periodi, quindi mi prende 24 candele. 24 candele sono da calcolare. Che se io mi faccio 24 candele, becco le prime 10 di questa giornata e le altre 20, 14 del giorno prima. Quindi è chiaro che mi calcola anche questa discesa qui. Entrando su 24 candele, a questo punto, per riflettere su cosa stiamo facendo, dobbiamo partire da questo punto dove sono e mettere un 24. Calcoliamo 24, ho beccata giusta, guardate. Ok, bene, essendo questo il 24, mi prendo di nuovo questo e lo riporto in avanti. Bene, tolgo uno dei due, quell'altro che non mi interessa, e abbiamo la ripetizione del tempo in avanti. Giusto? Fai conto che l'indicatore della direzione mi sta calcolando questo pezzo di grafico. Quindi mi sta calcolando la direzione dalla situazione rialzista. Avesse continuato così sarebbero più pallini verdi. Invece, scesa così, mi fa una media di queste 24 ore. Ok? La media mi dice comunque sono rialzista perché da questo minimo qui sono salito e torno in questa zona qui. Quindi mi semplifica capire la direzionalità. In questo caso, ok? Secondo te ho una direzionalità rialzista o ribassista a questo punto? Guardandola così. Cancelliamo nel frattempo i livelli. Sul level lo mettiamo forse, non ci interessa. Poi ve li spiegherò in futuro. Ribassista, perché dice ribassista? Mettiamo uno indietro così vediamo la candela attuale. Deve chiudere cosa? Non ti inventare le cose. Cosa deve chiudere? Distribuzione, dove è partita la distribuzione? Ti voglio far ragionare su una cosa. Su questo minimo qui è partita? Deve chiudere la distribuzione. Secondo te è partita qui, deve chiudere la distribuzione. Come fai?
capire che la distribuzione non sia però questa, e questa è un'altra distribuzione. Come fai a non capirla? Allora, devi prendere un'idea, il passo l'ho lasciato qui perché poi lo andiamo a mettere un po' con me, vediamo che cosa ne esce. Un pochettino entro long di nuovo di euro-dollaro. Allora, devi andare a capire che cosa deve partire. Qui abbiamo una media a 48. Boh, non lo so se sull'oro una 48 sarà buona, però intanto lasciamo quella per base. Ok, abbiamo questo massimo qui che ci interessa. Okay? E abbiamo questo minimo qui che ci interessa. Quindi, intanto, nel frattempo, l'unica cosa che io posso fare è mettermi un canale del genere. Lo sposto, andiamo a vedere cosa sarebbe il punto più preciso. Questo magari. Ok? Perché l'ho messo lì? Troppo corta di tempo. Cosa c'hai? L'orologio d'oro? Che la sai che la distribuzione è quella? Come fai a calcolare la distribuzione dell'oro? Dimmi i mercati che operano con l'oro. Dai, ti faccio ragionare. Dimmi i mercati che operano con l'oro. Faccio ragionare, poi non li conosci? Gli inglesi tradono l'oro? No, ti chiedo, gli inglesi tradono l'oro? Lo traderanno questo oro gli inglesi, no? Sì o no? Sì. I canadesi lo traderanno questo oro? Ma i cinesi? E gli americani? E gli italiani? Gli europei, i francesi, tutto il mondo trada loro. Quindi allora dammi una fase temporale da calcolare. Se tu becchi il cinese alle 3 di notte che ti vuole trada loro, c'è. E se tu becchi il francesco alle 9:30 del mattino che vuole trada loro, c'è. Se vai però in Canada alle 2-3 di notte, traderanno loro. Cioè l'oro è un mercato che anche nel weekend viene tradato, quindi non ha una fase temporale da riportare statisticamente, giusto? Quindi anche quello ti importa che il mercato è sfasato. Perché l'oro è così volatile? Perché non ha una fase temporale di sosta, mentre l'euro-dollaro, per esempio, alle 2 di notte, 3 di notte è un po' fermo. Guardate come sta, l'euro-dollaro sta facendo la stessa cosa di ieri. Ok? Protezione, non prendiamo paura ancora. Vediamo cosa succede. Io mi longo adesso di euro dollaro, però questa me la tengo a ritracciamento, me la chiudo subito. Non pensi salga cosa? L'oro? Non guardiamo altro. Questa cosa qui è una cosa che me la chiudo subito, questa partita. Ah? Cos'è? Accumulo long di euro dollaro perché secondo me è long, anche perché abbiamo un livello che Sirio sa perché c'è questo livello giallo da monitorare che è già stato toccato 2 volte. Poi vedi, sono cose in cantiere che non riesco a finire per via del tempo. Non è un'operatività rapportata ciclica, è speculazione pura questa su livelli di altre statistiche. Giuseppe, quindi non guardare le operatività che faccio, io sto accumulando, eh? Ok? Come ho fatto con la sterlina d'oro, lo sto accumulando nella discesa. Ok. Allora, è tanto volatile l'oro in preapertura mercato americano. Perché? Perché nel cambio delle borse c'è volatilità, ma in tutti i cambi di borse, a cavallo di una borsa, a chiusura di una borsa, apertura di un'altra, c'è l'aumento di volatilità, perché tanti chiudono, tanti aprono, questo è normale. Ma l'oro, riportando di nuovo l'oro, non ho un'idea di quanto lunga sarà la campana gaussiana. Quindi è un movimento infinito, ok? Però hai già detto qualcosa di interessante, Francesco, che hai detto le chiusure e le aperture delle borse, ok? Te la giro così, ok? La chiusura e l'apertura delle borse sono i momenti
cardine dove il perno dell'oro incomincia a girare, ok? Quindi gli scambi di operatività. Scambi di operatività potrebbero essere le 9 del mattino europeo, ok? Le 3 di notte canadesi, l'una di notte Asia, Giappone, Cina e così via, e poi l'America alle 3 di pomeriggio, ok? Partiamo dall'idea delle 3 di pomeriggio, dalle 3 alle 3 sarebbero 24 ore. Questo potrebbe essere un'idea, vero? Bene, ok, partiamo da questo punto di vista. 3 di pomeriggio, che è lo scambio, oppure potresti anche mettere dalle 3 di notte. Adesso ti sto ubriacando, 3 di notte o 3 di pomeriggio? Cosa vuoi? 3 di notte, canadese, sappiamo che il Canada, il dollaro canadese influisce molto nel prezzo dell'oro, lo sappiamo, il Canada, cioè la moneta, il dollaro canadese, va a influire nel movimento dell'oro. Okay? Quindi le 3 di pomeriggio e le 3 di notte. Okay? Quindi abbiamo le 12, quindi la campana delle 12 vuol dire che la campana delle 12, se faccio una media di 24 ore abbiamo la 12, quindi se ho la 12 ho anche la 48. Va bene questo conteggio? Va bene. Bene. A questo punto però io ti regalo una cosa. Cosa usi come medie? Semplice, ok? In questo caso, essendo l'oro molto volatile, direi di metterla esponenziale. Ok? Cerchiamo di mettere qualche 9,48, vabbè, non ho capito il 9,48, però va benissimo. Ok, mettiamo le medie dentro. Questa media qui, tanto guardo un attimino, sono già entrato, sono già col dito sul mouse per chiudere, Giuseppe, comunque siamo alle 9,10,26, abbiamo una candela H1 lunga, se mi ritorni sopra il canale, ritorno in questa zona qui, la compressione. Quindi la tengo ancora un attimino, vediamo cosa succede. Allora, 9,48 non ho capito perché 9,48, però vabbè, ognuno ha già le sue. Se andiamo a vedere la media 48, per capire una chiusura e una ripartenza di una distribuzione, io avrei una distribuzione che mi parte qui e o mi chiude qui o mi chiuderebbe in queste zone, vedi? È difficile. È difficile da conteggiare la chiusura di una distribuzione. Quello per quello, vedi che mi trovi anche in difficoltà da trovarti una situazione leggibile. Vedi questa campana gaussiana così? Dove la chiudo? Dove faccio ripartire? La faccio chiudere qui? Poi però mi chiude qui ancora? È la lateralità che porta l'oro a questi movimenti. Andando a cercare le cose, ne troverai sicuramente nei momenti, però non è lineare, non è fluido il movimento, non è un'idea che posso rapportare a un movimento dell'oro e dire ok, lo trado perché ho qualcosa di interessante da tradare. Non ce l'ho, perché anche se faccio partire qui una distribuzione e mi sale così tanto, poi mi scende così, però poi mi sale di nuovo, normalmente dovrei fare un nuovo minimo rispetto a questo. Giusto? Immagina che questa è la distribuzione che sia partita qui. Questo è il mezzo ciclo, ciclo 3, dovrebbe farmi il ciclo 4 più in basso ancora, per darti un'idea, perché comunque parli di cicli in questo caso. Giusto? Bene. Ok, visto che andiamo salvo a guardare dall'animale estinto Francesco. Scherzando sempre, non ti voglio portare a fare una cosa che poi te ne penti, ok? Quindi cerchiamo di ragionare all'interno della mente di Francesco per fargli capire che se continua così andrà in estinzione, ok? Perché prima o poi dirà: cavolo, ma l'oro mi ha fatto mangiare tutto il conto. 65 candele, ci sta un ciclo o due cicli? 48, io direi due cicli, quindi questo qui è il mezzo ciclo. Okay? Quindi vuol dire che qui all'interno tu hai due cicli. Falli partire questi due cicli. Ce li abbiamo perché ce li abbiamo. Usando una media mobile a 12 periodi, io questo qui ho la frattalità. 1, 2.
Ce la fa. Quando queste cose qui, Giuseppe, che faccio e vedi queste cose qui di entrate long, cose del genere, non è detto che vada a buon fine, però oltre a fare questo, ricorda che mentre sta salendo da questo minimo qui, tu hai la candela H1 che è partita qui, ok? Da qui è solo scesa, quindi hai una candela che comunque ti sta rapportando una spike. Quindi calcola sempre le spike. La candela della spike precedente è questa. Quindi cerca di capire cosa devi fare. Non... Adesso sta partendo qualcosa che probabilmente è un ciclo 3 oppure è un ciclo, che ne so io, fammi vedere che dove siamo. Ciclo 3 è diventato ribassista, ce l'ho già segnato. 1 è il minuto, potrebbe essere anche questo ciclo 2. Sul ciclo 3 comunque stiamo in chiusura di distribuzione. La cosa buona di questo punto qui è che se questo è il punto buono di ripartenza, da qui mi partirebbe nuovamente tutta una nuova distribuzione. La lettura che è fatta qui dentro, che sia 1, 2, 3, 4, 5, non mi interessa. Se mi riparte da qui, perché la campana gaussiana deve fare il minimo, il bello dell'indicatore ciclico, quando hai scoperto come leggerlo bene, lo leggi così, che sai in anticipo quello che lui ti dice in ritardo, perché l'indicatore deve scendere come il metodo fascia, deve scendere per poi ripartire. Quindi questo minimo che tu vedi qui è il minimo precedente. Ok? Quindi se è il minimo precedente deve fare la campana gaussiana e ripartire. Quindi qui potrebbe partire una nuova distribuzione. Anche perché con il tempo H1, quello che precede un movimento sul minuto è un movimento più ampio su H1, nonché ancora più ampio su H4. Ok? Torniamo a Francesca. L'indicatore ciclico per l'oro io ce l'ho già, ce l'ho, però non è che manca l'indicatore, Francesco, tu sei cocciuto ed è una caratteristica che sto scoprendo negli ultimi giorni ed è una caratteristica dei ragazzi giovani come te, belli e giovani ma cocciuti, no? Oggi ti sto facendo pezzettini, ma prendila però. Prendila però cioè, che non ti sto offendendo, è proprio perché se ci fosse l'indicatore ciclico che c'è già, ma non c'è la ciclica, e quello è il problema. È così, non è il problema che non c'è l'indicatore ciclico, non c'è la fase ciclica leggibile. Magari su un 5 minuti ogni tanto hai dei cicli, magari su H1 anche dei cicli, magari guardando il weekly troverai meglio i cicli, ma chi è che ti fa tradare il weekly sul gold? Tu la vedi. Se tu la vedi, dovresti avere comunque, se tu la vedi, hai già una... se tu hai la visione ciclica, dimmi la frattalità ciclica che tu vedi, dimmi le medie che usi che ti rapportano alla ciclica. Se tu metti una 48, poi mi metti una 9, non è tanto regolare come ciclica, giusto? Però andiamo avanti. Passiamo ancora un po'. Devi veramente andare a ricercare quello che stai facendo. Quindi torniamo a noi. Se questo qui è una frattalità ciclica dei primi del ciclo, ne ho 63. È finita qui. Va bene, non la faccio finire anche qui, non c'è problema. Però qui di nuovo ti chiedo, se faccio finire una campana gaussiana qui, che ci sta, perché è andata sotto la media 48, quindi ha chiuso, giusto? Qui ho una frattalità, bene o male, ci sta. Però, cos'è che non rapporta con il movimento ciclico in questo caso? Uno rialzista, due ribassista, ci sta, tre rialzista, 4 che mi va a fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 3 e poi mi scendi e fai una cosa del genere? E ancora con questa cosa poi domani riparti con il non farlo. Domani è domani, non oggi. Errore ciclico per le notizie. Notizie ieri alle 17 sul gold. Notizie che potrebbero aver mosso il gold sarebbero state notizie sul dollaro canadese alle 17, non c'erano notizie. Non guardare le notizie, dai. Cerca di essere, almeno anche se sei cocciuto, cerca di essere pragmatico,
Non inventarti le cose, dai. Ci sta l'errore ciclico, ma quanti errori ciclici vuoi vedere? Te ne trovo 50.000 di errori ciclici se vuoi andarli a vedere tutti. L'oro è così, c'è un motivo perché non lo trado, ok? Però andiamo avanti. Non c'è, togliamo questo, non mi piace, il drive lo tolgo, incominciamo a togliere le cose. Abbiamo la direzione che incomincia a diventare sempre più debole, ok? Lo sprint che ha accelerato e la forza è tutta ribassista. Chiaro. Un attimino un po'. Cosa hai studiato? Hai studiato contro. Sai cosa hai studiato? Sai cosa hai studiato? Hai studiato a tuo favore, Francesco, è la cosa sbagliata. Non devi studiare. Non devi essere, quando studi, devi essere di parte. Ti devi dare una ragione che deve essere un'unità. Non solo perché ieri o l'altro ieri hai avuto ragione. E prima cosa, non studiare mentre fai trading, cioè non studiare il gold mentre stai facendo il tuo trade. Ok? Quindi ancora più la mente viene condizionata: ho ragione, non ho ragione. No, fai trading, fai la domenica lo studio. Ok, togliamo un po' di roba che non ci servono assolutamente. Queste cose qui non ci servono, vedete, le ho messe per farvi un'indicazione, ma non ci servono. Perché se io rapporto questa fatalità indietro, non me la trovo da nessun punto. Quindi quando usi una fatalità ciclica, devi metterti un numero ciclico e andare a cercare dove vanno a trovare i punti. Per esempio, questo qui combacia più o meno con questo. Allora lo faccio così, guarda. I tempi ciclici. Ok? Questo combacia, questo combacia, questo combacia, questo combacia, questo qui è un po' più in là, questo combacia, questo combacia. Ah, ma allora Paolo, da quant'è che fai trading? Hai già visto qualcosa nell'oro? Ragazzi, non è da ieri che faccio trading. Certo che l'oro lo conosco e l'ho sfoderato e anch'io ero cocciuto come Francesco. Ok? Quindi hai un 46. Cosa vuol dire allora se hai un 46? Che questa media mobile qui non è un 12, ma è un 23. Non te la metto neanche più esponenziale, te la metto semplice. Va bene? Qui già vedi nella fratellità che il prezzo va sopra e sotto la media a 23 periodi. Poi cosa cambio allora se è 23? Qua è l'altra media, ma cosa devo mettere se quella è 23? Bravo. Mi dici anche quant'è? 90? 92? 92? Dai. 92. Perfetto, allora. Allora andiamo qui. 92. Questo lavoro lo dovevi fare tu e non io, ok? Ti sto agevolando perché certo che non è da ieri che so queste cose. Ok, una 92. Quindi a questo punto, senza lasciarti influenzare dalla statistica, lo possiamo anche lasciare. Purtroppo questo indicatore rompe le scatole, secondo me, non è bello da vedere. Quindi, onde evitare di avere un'indicazione che rompe le scatole, torniamo all'indicatore fascia. Quanto io vedo, stiamo un po' di più, però spero che vi sia d'aiuto questo, perché anche se lo faccio per Francesco, spero che sia d'aiuto a tutti. Ok, abbiamo questa indicazione qui. Facciamo così perché si vede meglio se la mettiamo bianca, la mettiamo un pelino più grossa, così non disturba, ma si vede. Ok? E abbiamo queste fasi. Bene, noi dobbiamo tornare nell'indicatore. A questo punto mi blocco questo. Andiamo sul metodo fascia. Via. Quanto l'abbiamo messo il fascia sull'euro-dollaro? Quanto è il fascia sull'euro-dollaro? Benissimo. Allora sull'oro quanto lo devo mettere? E se non ce l'hai, Francesco, mi dispiace. Ma lasciamo stare, io faccio il metodo completo. Chiaro che devo fare le mie cose perché non uso strumenti, uso quello che so che mi funziona.
Bene, cosa lo metto adesso sull'oro? Gianni, Giuseppe, chi ha il metodo fascia? Quant'è che lo devo mettere? Paragonandolo alla media mobile lo faccio a 92. Sensibilità lasciamo 3 per il momento. Ok, cambia di poco, però abbiamo le fasi temporali rialziste e le fasi temporali ribassiste. Bene, andiamo a vedere quello che ci direbbe adesso il grafico soltanto guardando il fascia, poi cambiamo anche le medie sulle campane calzone sul fascio. Guarda, situazione, campana gaussiana, no, dobbiamo cambiarla prima, dobbiamo fare così. Vediamo se mi beccate l'indicatore, la passo, vediamo se può essere la campana gaussiana, no, su tutte le libre, perfetto. Allora, questo è 30 di base, quello giallo? Sì. Quello giallo, allora questo qui deve essere uguale 92, giusto? Quindi abbiamo la campana gaussiana gialla. Bene, prendiamo anche quella arancione, magenta, no, quella 8. Questa 8 la cancello proprio, che non ci serve. E mettiamo questa qui, che è quella. Ah, ho sbagliato, vabbè, è uguale, questa la mettiamo magenta. A quanto la devo mettere questa? È 4 volte, quindi 20, cosa abbiamo detto? 40, 23, giusto? Bene, abbiamo i cicli. Allora, l'ho lasciata del colore giallo. No, l'ho messa, si è formato adesso. Ok. Abbiamo i cicli. All'interno di una distribuzione abbiamo i cicli. Quindi abbiamo questa cosa qui. Il ciclo parte dal minimo questo. Mi fa, vedete che già è sfasato perché tutta questa cosa qui è illeggibile. Ok? Però continuiamo perché dobbiamo rapportare a me lo stai dicendo per la non so quante volte l'hai scritto compressione. Lascia stare la compressione per il momento, ok? Noi dobbiamo capire che una distribuzione che è partita qui finisce qui sul minimo precedente. All'interno tu hai la M ciclica. Non la vedi sul grafico perché il grafico del gol fa schifo dal punto di vista leggibile, però la vedi sull'indicatore giallo, è questa. Giusto? E qui ci siamo. All'interno devo avere di una distribuzione i miei 4 cicli. Ok? Quindi ho la fase verde rialzista, la fase rossa che è sfasata ma c'è. Poi abbiamo di nuovo la fase verde, più o meno questa, e poi di nuovo abbiamo la fase rossa. Ok? Quindi, onde evitare problemi, quando noi abbiamo una fase ciclica in rialzo, il primo pezzo ce lo facciamo solo long, guardando la media più stretta, giusto? Questa è la situazione rialzista. Da qui, segnale long con l'intercambio delle due medie, la magenta che taglia, la gialla rialzo, si allontana, questa è la situazione long qui. In chiusura, dove io ho trovato il max gauss, primo max gauss, secondo max gauss, primo, secondo, dal secondo qui sopra non ci devo andare, di ritorno qui, da qui in poi ho la situazione ribassista, cioè questa fase short. Se io poi vado anche sotto la media, in questo caso è da, abbiamo detto 92, e poi vado anche sotto la media 92, è tutta la fase ribassista di chiusura, questa fase qui. Te l'ho letto adesso il grafico, sei contento Francesco? Eccolo, però lo devi vedere con... Perché lo devo tradare se mi faccio migliaia di euro con l'euro dollaro, azioni a dollaro e mi metto anche a mettere... Cioè, il tradare da oro mi comporta che poi non posso fare operazioni di recupero perché mi vado a bruciare il conto perché mi mangia il margine. Perché lo devo fare? Dammi il motivo. Cocciuto proprio, guarda. Lo fai tu, fallo tu e poi però devi essere sincero con tutti. Se fai confusioni e ti bruci un conto con l'oro, lo devi dire apertamente. Ok, però. Non è sbagliato, non è sbagliata l'idea, perché ogni volta che tu hai un segnale potresti anche farlo. Cioè, chiaro che qui devi cominciare a tradarti
la parte più alta, quindi un massimo di Gauss potrebbero essere questi, i massimi di Gauss, perché alla fine dobbiamo parlare al plurale perché non è tutta pulita. Questo è pulitino, questa cosa qui. Quindi hai comunque qualcosa, possiamo tenerlo in watchlist, lo teniamo in watchlist, uno strumento da non tradare ma da monitorare. Questo minimo di Gauss probabilmente è questo. Okay? Tutti questi minimi di Gauss così. Poi va bene, noi abbiamo questa frattalità che noi abbiamo cominciato a tradarla da qui, però adesso a questo punto non mi interessa, mi interessa da qui. Però facciamo una cosa, vediamo se riesco a copiarlo. No, no, no. Facciamo così, lo mettiamo sopra, me lo prendo e lo trasporto fino a qui. Vediamo se combaciano. No. Eccolo qua, combacia quasi, quindi io direi di prendere il minimo, questo qui, cancellarlo, no? Vabbè, lo lasciamo, di spostarlo un attimino sotto il minimo preciso, anzi mettiamo il minimo precedente, che così, no, lo mettiamo qui sopra, qui. Questo qui, se riesco a prenderlo, lo cancello e abbiamo la frattalità che mi pare da questo minimo assoluto, così almeno abbiamo qualcosina. Attenzione, l'euro-dollaro per me... Distribuzione in partenza, minimo, doppio minimo, minimo di Gauss di partenza. Studiamolo un attimino perché qui ci sta il recupero rialzista. Attenzione, io quello che è successo l'altro giorno, che il blog si è che qualche cretino che gli venisse chissà cosa a questo carissimo amico, perché siamo comunque tutti amici, che ha avuto la bella idea di dare di segnalare a Google il maluso di un blog, mettendomi che metto le cose non adeguate all'età, cose che poi non c'entra niente perché ho contatti con Google, quindi tutto me l'hanno riaperto subito, non hanno neanche aperto fiato. A questo cretino, gentilmente, ti dico, piuttosto di avvilirti e di essere un fallito e metterti contro di me, fatti avanti. Se non sei bravo a fare trading, ma non è quello il problema, sono qui anche per te, ma non mi mettere il bastone tra le ruote sul blog che mi tocchi il mio bambino, il mio diario, non lo fare, vieni qua, vieni con noi, dai, cavolo, ma che problema c'è? Tanto sei rimasto anonimo, fatti vivo adesso. Purtroppo è pieno di sta gente, Sirio. Io son tanti anni che sono pubblico e quindi è chiaro che ne avrò più di te, arriveranno anche da te. Ok? Ma vieni avanti, non ti preoccupare, caro amico. Nessuno ti conosce, ti fai avanti, dici, cavolo, sì, ho fatto un errore, non era giusto, perché quel cretino di Paolo sta guadagnando tutti i giorni, io mi sono bruciato diversi conti e che ne so, però io non ti ho mai chiesto niente a te. Quindi vieni, fatti avanti, amico mio, ok? Però non mi metto di nuovo le mani sul blog, perché la prossima volta sei già segnalato, ti hanno già riconosciuto. Io no, io no, io no. Però Google lo sa chi sei, ricordatelo questo, eh? Quindi attenzione. Ok? Va bene, andiamo avanti. L'oro, il gold e il gold. L'euro-dollaro dovremmo ritradarlo da qui. Non abbiamo inventato niente, però abbiamo il prezzo sopra la 12, devo andare a toccare la 48, deve ripartire una situazione ciclica. Qui aggiungiamo poi il nostro amico Figo. Vedete, sta cercando di andare giù, però deve tenere questo minimo. Ok? Vediamo. Lo lasciamo stare. Non mi piace già che torna giù di nuovo così veloce, però abbiamo 10:48, la candela sta per completare, quindi già abbiamo a favore anche il tempo. Lasciamolo correre. Bene, torniamo per l'oro, perché allora la finiamo questa cosa dell'oro. L'indicatore, questo qui, lo faremo domani o lunedì, quando avremo il tempo, andremo a sistemare ancora di più questo indicatore qui. Ok? Gli aspetti arriveranno, arriveranno. Ok, queste cose qui le incominciamo a togliere, le spostiamo dove vanno messe, qui, la chiusura delle distribuzioni. E quindi devo cercare anche la chiusura della distribuzione, che è questa. Quindi a questo punto la nuova distribuzione è partita qui e sto cercando il max caos, che è questo. È questo il max caos o il primo max caos? Non lo so. Comunque, contiamo i cicli. 1,
Andiamo a aumentare il grafico. Long per media euro-dollaro sul minimo assoluto. Perché si entra sui minimi assoluti long? Perché non andare short non è bello. Più che altro lo faccio perché ho il canale e ho il tempo a favore. Ho 11 minuti alla chiusura di una candela H1, dove la candela H1 è piena. Quindi normalmente le candele chiudono con delle spike, giusto? È vicino al minimo, quindi è anche un po' pericoloso aprire sui minimi uno short, però è meglio aprire, scusate, aprire sui minimi in long. È meglio però mettersi long sui minimi che non short. Quindi questo canale, se tiene, abbiamo la risalita fino a qui. Ok? Vediamo se abbiamo ragione, anche perché sto entrando alla fine di una distribuzione, anche se il segnale non era long. Sto aspettando, ma siccome tra 2-3 minuti si gira, sono entrato abbastanza bene. Sto cercando il minimo di Gauss, che assolutamente non è questo. Ok? Ci siamo? Ed è pericoloso perché abbiamo la fine, la continuazione del trend ribassista di ieri, la continuazione sarebbe questa. Quindi attenzione. Va bene? Però, se io riesco a estirpulare, no, altri 10 pips da 4 lotti, sono altri 400 euro che si incascinano. Va bene, torniamo sul gol. Facciamolo correre. Allora, abbiamo qui il ciclo 1, sfasato, la ripartenza di una campana gaussiana è questa. Vedete che qui abbiamo un effetto molto strano delle indicazioni, perché normalmente io dovrei aver avuto questa campana qui, che si è chiusa qui, con questo minimo qui, è in ritardissimo. Quindi abbiamo questa campana, questo ciclo che mi chiude qui con un'indicazione alla Condor. Come faccio a capire che questo è un ciclo? E adesso qui ti chiedo io, Francesco, abbi il buon senso di dirmi che cos'è questa cosa qui? È un ciclo? E non mi dire è compressione. Capisci perché non è facile? Se io ho un ciclo 1 così e un ciclo 2 così, allora ho una, non lo so se è una Y. Non lo so perché avresti talmente tante Y qui dentro che non sei neanche tu a tradarlo. Ok? Va bene, però lasciamo stare. Cerchiamo di leggere lo stesso, la lettura ciclica, andando a inventare, okay, un movimento ciclico. Bene? Ok, lo andiamo. Io sappiamo che questo è il mask house. Ci stanno dentro. Chi è che ci stanno dentro? Terribile, veramente. Sei terribile. Un, due. Allora, questa qui era 92. Allora, 92. Andiamo un po' di fatalità. Attenzione, l'euro dollaro, ragazzi. Attenzione, che il Fibonacci lo dobbiamo aggiornare sull'ultima espansione. L'ultima espansione è questa? No, l'ultima espansione è questa. Okay, quindi sta ritornando il regime positivo. Vediamo se abbiamo la ragione. Adesso sta partendo anche un ciclo. Vediamo se riusciamo a uscirne bene dall'euro-dollaro. Allora, abbiamo detto che un ciclo dura, che la media questa qui è 40, 92. Quindi diamo l'idea che 92. Quindi questo qui è il primo ciclo. Non è tanto bello, però questo è il primo ciclo. Ciclo 1. Finisce su questa candela qui. Allora, ciclo 1, ce l'ho il numero in 1? No, sì, ce l'ho il numero. 1, 2. Fratalità ciclica, che sull'oro sicuramente avremo problemi a trovarla, però cerchiamo di abituare l'occhio anche a queste cose. Fratalità ciclica, se questo qui è il ciclo, come ho messo? Se questo qui è il ciclo 1, 2,75 e il ciclo 2 mi dovrebbe durare più o meno uguale, 65. Va bene, questo è il ciclo 2. Quindi all'interno io so che questi due sono i cicli, questo non c'entra niente. Cancelliamo questi. Attenzione, ragazzi, quando io faccio trading dovete anche un attimino
abituarvi che io vado da grafico a grafico perché essendo pesante, mangio margine, voglio anche riuscire a liberare prima che cambi l'ora, o comunque cercare di capire se la candela H1 dell'aerodollaro potrebbe poi continuare la fase rialzista e tornare a pivot. Quindi se io mi sono beccato questo e mi ritorno dentro il canale, ho due trade da quattro lotti, totale quattro lotti, che mi potrebbero fare da qui, dove sono entrato io, fino a qui, 20-20, sono 40 pips dei quattro lotti. No, non sono malacci altri 800-900 euro da portare a casa. Comunque, non è il mio scopo, perché il mio scopo è arrivare fino a questa zona per capire se mi parte la distribuzione. Va bene? Quindi, anche qui, questo è il trading che faccio io quando faccio trading di fondo. Chiamiamolo così. Uno, due, adesso abbiamo il ciclo 3, che per fatalità non ho ancora il termine, questo però potrebbe essere il ciclo 3. Ok? Ci sta? Questa analisi, non so ancora se è finito il ciclo 3, però lo facciamo finire qui. Cosa abbiamo all'interno di questa lettura? Quanto mi paghi per questa cosa, Francesco? Sono come il diavolo, mi devi dare la tua anima. La pizza buona, l'andiamo a mangiare da Giuliano a Verona, che oggi non c'è. Ok? Tutti a Verona, offre Giuliano. Perché ogni volta che mi chiede qualcosa, gli metto in conto una pizza. Quindi ne ho pizze. Scherzando, no? 3. Attenzione, ragazzi, che il trade è andato a buon fine. Tutti ti porti le tue cipolle. Gianni, quando l'ho vista, cioè, mi ricordo che in Italia ci sono tanti tipi di cipolla. Qui purtroppo ci sono le cipolle, quelle olandesi, che purtroppo piangi e basta, non piangi per il gusto, ma piangi anche perché ti fanno piangere, un piangi totale proprio. Tu porti i cannoli, Giuseppe, siamo a posto, guarda, siamo a posto. Aspettiamo che se ne vada sto cavolo di periodo del Covid, poi faccio il giro di nuovo dell'Italia. Dai, vengo a trovare tutti, torno che peserò 20 kg in più. Anche tu, Barbara, anzi, se non vieni tu non lo facciamo proprio. Ok, bene, quindi l'euro-dollaro comunque sta andando al suo posto. Torniamo però per finire l'oro, perché oggi è un webinar dedicato a questo. Il 3 che forse è finito, forse no. Allora, diamo un po' la ragione anche a Francesco. Cominciamo a leggere una cosa. Te la faccio così proprio perché sei tu, eh? Hai l'oro in bocca. L'oro in bocca, bravissimo. Ok, lo chiamiamo così il webinar. Grazie del titolo perché a volte mi trovo in difficoltà a cercare il titolo del webinar, quindi ti ringrazio di questo bel nome. Ok? Bellissimo. Infatti anche ieri l'ho trovato alla fine con il re della giungla Forex, mi è venuto alla fine e va bene così. Ok? Tanto avete capito come faccio i webinar, li faccio perché mi piace fare, è come se fossi, se sto facendo i ravioli in casa, ok? Sto facendo la pasta in casa, la faccio con voi. È la stessa cosa, fare trading per me è la stessa cosa. Guardate i trade che ho fatto io dai minimi, cioè ve li faccio anche vedere, assolutamente sono questi due, eh? Come stanno andando precisi, eh? Attenzione, il canale. In questo caso, Giuseppe, il canale lo rompe o non lo rompe secondo te? Il trade all'oro in bocca e si rompe i denti, te l'ho detto io. Lo dovrebbe rompere. Allora, intanto in ogni caso qui devi capire che questo qui è il minimo assoluto, quindi il minimo di Gauss, e da qui è partito il ciclo 1. Qui si impara a fare trading guardando il grafico adesso, non 5 ore fa o ieri. Noi stiamo guardando adesso il grafico, ci interessa questo di adesso, non ci interessa quello che succede 2 settimane fa, ok? Quindi il trade va fatto adesso, l'abbiamo fatto. Deve rompere questo canale? Probabilmente sì. Giochino, giochetto. Canale, adesso ce l'abbiamo blu, però uguale. In questa direzionalità. Questa è la direzionalità che deve prendere il mercato adesso. Ok?
È il cambio dallo short al long. Quindi questa zona qui deve essere interrotta da questa zona qui. Se mi parte a rialzo, siamo a posto. Va bene? Facciamolo correre, se vediamo se ho ragione che il minimo di Gauss sta per partire. Non lo so ancora, ok? Non lo so. Deve partire comunque dopo questa zona qui, che probabilmente sarà il ciclo 4. Andiamo a contarli. 1, 2, 3, forse questo è il 4 smezzato. Vedete, capite che si può anche leggere così, però non ce ne frega più di tanto, eh? Non è che io vado nella precisione a leggermi sul minuto. Ok, 2 minuti fa o 3 minuti fa ho chiesto a Giuseppe se rompeva il canale e lui mi ha detto di sì. L'ho chiesto proprio per questo motivo qua, perché sono consapevole che io sto cercando la rottura del canale perché siamo in partenza di una nuova distribuzione. 1 minuto dal cambio della candela, abbiamo una candela H1 che ha fatto un doppio minimo. A questo punto mi induce a tenere il trade sopra, eccolo qui il cambio, sopra la media 12, mi induce a tenere un po' il trade. Spero che scenda un pochettino, ancora un po' prima di salire. Però questi trade non me li chiudo in perdita, perché poi magari mi rompe il minimo e chi si li ferma più questi qua, no? Attenzione, perfetto, adesso mi ha fatto quello che deve fare. Adesso può anche tornare su. Torna su. Torna su. E questo qui è il breakout di questo massimo qui. Nonché non mi interessa il breakout di questo massimo qui. Perché? Perché è troppo fresco. Devo cercare un breakout del massimo precedente. Siccome stiamo guardando il minuto, vado a prendermi. Vado a prendermi il massimo. Ragazzi, che non mi fa toccare la trend line, mi dà un fastidio. Ma avrà ragione Paolo. Non so perché questa trend line non me la vuol far prendere. Questo qui è il mio massimo che devo interrompere. Ok? Il mio canale lo rimetto al suo posto. Queste sono ulteriori conferme di ripartenza ciclica, perché se questo è il ciclo 1, okay, deve tornare su, deve rompermi a questo massimo. E quindi ho su H1 una ripartenza di una candela, nuova candela, con la spike, effetto palloncino. Ok? Bene? Benissimo, quindi lasciamolo correre, adesso vediamo, saranno due imprevisti che mi faccia il crollo adesso, perché tutto è possibile, perché siamo sui minimi, non voglio che lo rivendano. Comunque siamo anche sopra ai livelli di compra. Allora, non abbiamo fatto il long sui primi due mini perché la campana tratteggiata blu non è arrivata alla fine. Sì, allora è giusto aspettare sempre che chiuda la campana, ok? La campana gaussiana è andata anche sotto il livello del 15 che ho messo dell'indicatore, si deve girare al rialzo, quindi sapendo che questo potrebbe essere il minimo, che è quello precedente. Quindi siamo entrati in una zona sopra la 12, siamo precisi, siamo entrati. Che adesso il mercato ci vada contro e scende, è un dato di fatto che non è che il mercato si muove perché l'analisi l'abbiamo fatta bene, il mercato si muove perché si muove così. L'effetto palloncino è molto semplice. L'effetto palloncino, questo è l'open price quando apre una candela, apre una linea, giusto? La prima candela apre così. Poi, mentre scende, ti fa questo corpo qui. Quando però torna su, il corpo si restringe, diventa spike e dall'open price, che è questa, incomincia a farti il corpo superiore. Quindi questa che io è l'effetto palloncino, è che quando la candela non ha ancora fatto la spike superiore e sta scendendo, ti fa questo cubo qui, che poi si deve rimangiare, diventa spike, e da qui si gonfia il palloncino. Quindi questa è la valvola e questo è il palloncino. Okay? Se io vado a vedere adesso sulla candela H1, per esempio, abbiamo il palloncino doppio, nel senso che ha fatto sia la parte rialzista. Adesso la vediamo poco, però la parte rialzista, cioè la spike da sotto a sopra e anche da sotto a sotto, da sopra a sotto, che non mi piace perché ha toccato anche un livello, questo livello qui. Però la tengo perché abbiamo anche doppi minimi e comunque siamo tirati con l'H16,
probabilmente questo qui potrebbe essere anche un ciclo 1, un po' strano tutto quello che è successo, potrebbe essere comunque un ciclo 2 che è diventato ribassista, quindi non lo so ancora, però mi piace l'idea del minuto, che nel minuto, uguale dove sia, questo se è un ciclo 1, questo è un ciclo 2, la distribuzione dovrebbe ripartire. Quindi l'idea è questa, è visiva, non è che abbia gli strumenti matematici e compassi di che ne so, non ho che ho la sonda per vedere se il terreno è friabile al terremoto o no. Io ho soltanto i ravioli da fare in casa, ok? Questo, i miei ingredienti sono questi. Il Treda fatto in casa, non c'è altro. Non mi posso spiegare. Quando l'altro giorno dicevo che sarà trading questo, sarà trading profittevole questo, non lo so, ma io mi sono alzato la qualità di vita, sto guadagnando col trading da tanti anni, c'è un motivo, quindi sarà un trading fatto bene, ci sarà un motivo perché faccio trading così, no? Ok? Guardate, qui vediamo molto meglio l'effetto palloncino, perché qui si vede la candela, questa, che vedi che ha fatto sia la spike che si sta gonfiando, ok? Che poi che sia si mantenga, diventa un palloncino grande o che diventi ritorni ribassista, non lo so, ma questo mi interessava solo all'inizio. Okay? Questi sono i due long che ho fatto poi alla fine. Quindi se continua a diventare rialzista, devo valutare dove fermarmi. Ricordiamoci che comunque il pivone l'ha ancora toccato. Quello che non mi piace dell'H1 qui che è tornata sotto il canale, quindi ha ritestato questa zona, dovrebbe tornare qui dentro e ripartire il rialzo. Quindi potrebbe dare sì la ripartenza a tutto quanto. Sul minuto sta chiudendo il mezzo ciclo per poi ripartire. Quindi valutiamo ancora di tenerla ancora un attimino. Ok? Onde evitare che mi faccia però delle discese repentine che vada sotto il 50% dell'ultima espansione, quindi chiaro che se sono un'espansione di 8 pips e mi fai una discesa di 4, 5, 6, 7, 8 pips, purtroppo devo chiudermi perché non so come riparte. Ok? Questi sono gli sbagli poi di tanti che non riescono a chiudere perché pensano che poi risalga. Ok, torniamo qui, finiamo questa. 1, 2, e 3, la compressione che è questo pezzo qui, deviazione standard, che è questa. Adesso dobbiamo entrare nella compressione, giusto? Da dove la prendo questa compressione, Francesco? Tanto devo ancora capire sull'oro, dovrei capire, lo teniamo monitorato, devo capire se dopo una compressione ho la deviazione standard, se questa compressione è rialzista o se questa compressione è ribassista, giusto? Per capire se il trend è rialzista, perché alla fine cosa mi interessa? Sapere da che punto soffia il vento, se il vento soffia da qui o da qui, giusto? Il trend, bene, the trend is your friend, ricordatevi sempre questo. Quindi a questo punto, per capire se siamo nel ciclo 3 e mi manca il ciclo 4, ciclo 3 che finisce qui. Un ciclo strano, ma vabbè, ciclo 3 sono sempre strani. Andiamo a vedere i punti della compressione che io potrei anche attribuire a questo. Allora, non ne ho tanti, ho solo questa espansione qui. Molto prematura prendere un'espansione, una compressione dal ciclo 3, normalmente dovrei farlo dal ciclo 4, infatti questa non la posso prendere, però posso prendere da questo massimo qui, che è l'unico massimo che ho, a questo minimo qui, però non ho nessun punto dove appoggiarmi. Ancora, quindi a questo punto faccio così, sposto questa qui, guarda che roba, no, faccio così e la mia compressione per il momento, senza sapere se è quella giusta o no, è questa. Un po' più fino perché sennò non vedo i minimi. Ok? Quindi a questo punto io non so, sto ancora tradando il ciclo 4 e il trend adesso, il trade da fare sarebbe long o short? È long o short? Devi aspettare. Cosa devi aspettare? Devi comunque avere già la direzione, anche se aspetti. Se sei al semaforo, vai a destra o a sinistra se non puoi andare dritto, giusto? Dove vai? A destra o a sinistra a questo punto?
Devi vedere come si comporta. Siamo nel ciclo 4. Il ciclo 4 è la chiusura, giusto? Aiutati un po'. Cosa abbiamo inserito sotto nell'indicatore? La fratalità. Aiutati un po'. Dai, aiutati un po'. Cosa manca? Cosa manca? Allora, adesso come sei adesso, così come hai messo adesso, certo devi cercare lo short perché devi andare sotto questo minimo qui. Non abbiamo visto altri time frame che non mi interessano, ok? Dovresti cercare. Però se vorrei, dovresti essere un po' più frattale, visto che il ciclo 4 ancora non ce l'hai, quindi la compressione può fartela anche dopo di questa zona qui. Cosa fai? Dopo questa zona qui, vedete che si sono sfasati. Da dove siamo partiti? Ah, i conteggi della fratalità, che è questa, ok? E poi, attenzione, la fratalità all'interno dovrei avere da qui a qui quattro cicli. Mi sa che questi qui sono troppi, 43. La fratalità non è giusta, la distanza non è giusta. Allora, facciamo un'altra cosa, l'ultima e poi lasciamo stare. Noi abbiamo all'interno di questa qui una distribuzione. Quindi all'interno devo avere quattro cicli, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eccolo qui. Ah. Cavolo, non me lo fa mettere. Cos'è sta righetta qua? Ah, questa. Non me lo fa mettere. Questo va bene? Ci vedo più. Uno, due, tre, uno, due, tre, quattro, così qua. Non riesco a metterlo, ragazzi. Non ci vedo più, il mouse non me lo fa mettere dove voglio io devo mettere al suo punto giusto. Abbiate pazienza. Non riesco a metterlo dove lo devo mettere. Porca miseria. Ah, non c'è tempo. Vabbè, dai, lasciamolo così perché mi fa venire nervoso. Non riesco a metterlo dove lo devo mettere e mi dà nervoso. Difficile metterlo al punto giusto con il mouse. Vabbè, dai, non importa. Allora lo lasciamo lì così per sapoco. Va bene così. Ragazzi, non me lo fa mettere dove voglio, mi dà un fastidio. Avete pazienza perché sennò non ce l'abbiamo nel punto giusto e mi dà noia vederlo così. Lo lasciamo lì così perché a quanto pare non me lo vuole mettere. Va bene, ok. Quindi abbiamo la frattalità ciclica, in questo punto rivelata che è questa, 99, 100 più o meno, 100 candele, i 4 cicli. Ok? Quindi a questo punto se io ho 1, 2, 3, 4, vedi come si è già sfasato? Quindi all'interno di questi due cicli io ho il 3, siamo nel 3 adesso. Perché qui ho
Praticamente o la mettevo come prima, che qui mi partiva e qui chiudeva una distribuzione, qui mi partiva un'altra distribuzione, che è anche possibile, oppure aumento i cicli e la allontano. Allontanandola così non mi piace, per esempio. Abbiamo quattro cicli, abbiamo due max caos, questa è la distribuzione che parte, no, niente. Non la possiamo vedere così, dobbiamo metterne 8 dentro e ritorniamo dove eravamo prima, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ritorniamo dove eravamo prima. Ok? Quindi questa qui è la distribuzione di nuovo. Una distribuzione, seconda arrivazione rialzista. Qui incomincia a leggere diversamente la situazione. Perché? Lo dico io. 1. 2, 3, ciclo 1, ciclo 2 che mi fa nuovo massimo diventa ribassista, ciclo 3 che fa quello che vuole, ok? Se questo è il ciclo e questa è la distribuzione, deve diventare ribassista, ok? La prossima, però siccome sono distribuzioni non hanno attinenza a essere ordinate, proprio nell'oro, l'ordine dell'oro è proprio una cosa che non rientra nello schema. Attenzione, vediamo l'euro-dollaro perché ha fatto il suo mezzo ciclo. Ragione o non ha ragione di tradare solo l'euro-dollaro oggi? Vabbè, pure anche la sterlina, tante cose si possono tradare senza guardare l'oro. Comunque, a questo punto, se questo qui è il ciclo 2, andiamo a vedere se poi combaciano. Abbiamo detto 1, 2, 3. Qui all'interno dovrei avere 4 cicli, immagina te come faccio a contarli. E qui dovrei avere in questa distribuzione i cicli guardando le distanze di 1, 2, 3 e 4. Quindi questo già è il 4, tutto quanto sfasato. Perché devi fare queste cose? Perché me l'hai fatto fare? Che adesso mi intrippo 200, 180, 1, 2, 3, 4. Qui mi parte il ciclo 3. Lasciamo stare questi, togliamo questi. Sto cercando il minimo di Gauss, poteva essere anche questo, allora 1, 2, 3, 4, in questa zona qui parte il long, allora qui siamo nel ciclo 1. Allora qui siamo nel ciclo 1, togliamo questo qui, allora facciamo un po' di pulizia del grafico, cancelliamo dall'indicatore TTS i pivot. Ok, c'è soltanto l'open del giorno precedente. Ok, siamo nel ciclo 1. Probabilmente adesso non lo so. Questo era l'1, il 2, il 3, il 4. Qui siamo di nuovo sull'1. Probabilmente. Come faccio a capire se sono sull'1? Quando il prezzo mi va sopra la campana gaussiana, sopra la media, qui. Quindi sta partendo qualcosa, se la cancelliamo, e la lasciamo così. Sta partendo qualcosa, quindi certo ci potrebbe essere in questo caso la compressione, lo lasciamo così, non c'ho altro. Se mi parte a rialzo, hai la direzionalità indicata dall'indicatore fascia, se la magenta si gira a rialzo e ti dà anche un istogramma verde, siamo alla ripartenza. Ok? I cicli si sono un po' sfasati, guarda. 1, 2, 3 e 4 si è spostato qui, quindi da qui in poi comunque è la situazione rialzista. Questa è l'unica cosa che potrei dire, però andiamoci piano, è solo la prima analisi, la prima bozza, diciamo, dell'analisi ciclica sull'oro. Bene, il resto lo facciamo anche guardando l'indicatore TTS, ma lo facciamo nei prossimi giorni. Va bene? Vi ho annoiato un po' alla fine con tutta sta roba qua, però ti dico, io l'oro manco per scherzo mi metto a tradarlo ancora. Poi andremo a vedere, magari avremo qualche idea, ma ti consiglio, ma vivamente ti consiglio di non toccarlo.
vedrai che poi c'è un bellissimo libro di Mauro Corona, La fine del mondo storto, per chi se lo vuole leggere, dove a un certo punto hanno un inverno talmente rigido e finiscono tutte le sorte di energia, cioè non c'è benzina, non c'è elettricità, non c'è niente, no? E cominciano a bruciare i soldi per scaldarsi, bruciano soldi, bruciano le tele di Picasso, bruciano tutto quello che ha un valore che comunque non ha valore. Cioè, alla fine non... E poi le banche, siccome non c'è più l'elettricità, si aprono anche le cassaforti elettriche, si aprono e ci sono quelli che vanno a saccheggiare questi chili di oro, chili di oro. E poi che te ne fai dell'oro? Se non c'hai nessuno, non ti puoi scaldare con l'oro. Quindi prendi questo comunque come punto di appoggio, tu devi tradare per guadagnare, quindi non ti andare a fare io sto per tranquillo, guarda il mio euro dollaro che carino, guardalo, guarda, adesso mi va a fare, siamo nel ciclo 1, questo è il mezzo ciclo, devo andarmi a fare un nuovo massimo, io ho ragione, io tra un pochettino se splende il sole vado a farmi un bel giretto in moto, ok? Abbiamo di nuovo altri 200 euro in cassa, siamo sull'euro dollaro, no, guardate, tac. Non devo neanche aspettare di chiudere niente, 100 euro, 200 euro, benissimo, porto a casa, porto a casa. E poi c'ho 3.000 euro in posizioni aperte, ma chi se ne frega, ok? Ho portato a casa, quanto ho fatto io durante il webinar oggi? Perché alla fine Paolo è profitter, può pagare di più, ma chi se ne frega, ragazzi? Ah, abbiate la creanza, come si diceva una volta, di avere rispetto del denaro. Ho fatto 1.244 euro. Se la moto che mi sono comprato l'ho pagata già 2 volte in 2 settimane con quello che ho fatto. Ok? Perché devo fare altro se io ho questo? Poi adesso io sto il ciclo 1 questo, non ho finito il mio trade. Adesso il trade lo rifaccio. Appena mi rimbalza qui, abbiamo il ciclo 2 ancora da tradare. Questa è l'evoluzione del ciclo 1. Perché mi fermo lì e non ti sei andato oltre? Perché basta fare così. Questo qui, guarda, questi massimi qui, aggiungete un po' di sale alla minestra e questo qui è quello che viene fuori. Questo. Okay? Mi blocco lì, poi lo sposto, andrà sicuramente a farmi un nuovo massimo, ma chi se ne frega, quando ritornerà nel punto dove io lo devo comprare, lo ricompro e mi rifaccio il ciclo 2. Grazie a tutti della partecipazione, spero che vi sia stato d'aiuto aver visto come tradare l'oro, come tradare l'euro-dollaro sui minimi assoluti con l'azione ciclica sul minuto. Ok? Tutto in tempo reale, tutto e guardate solo, non per dire guarda che bravo Paolo che ha fatto, avete visto c'è un'operazione sell, ci sono operazioni short aperte, ho fatto degli short, lo volevo fare, non l'ho fatto, mi sono messo contromano. Perché? Perché ancora su 4 ore deve spingere la campana con la K16. Quindi ho sbagliato a chiudere il trade perché pagava di più. Ma chi se ne frega? Ne ho altri da chiudere. E se non un altro qui, guarda. C'è ancora questo da chiudere. Ok? E questo è anche fatto di oggi. Poi c'ho questo dell'euro yen ancora che non l'ho chiuso prima. Quindi c'è ancora roba da chiudere. Quindi mi tengo solo l'euro dollaro. L'importante è che il margine rimanga alto e che io continuo a portare a casa. Se finisco la settimana, ho altri 5 euro in positivo. Grazie a tutti. Ciao ciao. Questo webinar a loro in bocca. Ciao ciao. Grazie a tutti. Ciao ciao ciao.